Ciao a tutti ragazzi, oggi volevo continuare un'altra partita con GTA Sant'Andreas, che sono un po' di giorni che non gioco anche con questo. E come prima cosa ho notato che ho finito le armi, cioè non ho più niente praticamente, ho soltanto la macchina fotografica e il pugno, vabbè. Quindi approfittiamo, sto bastardo, adesso gli freghiamo subito la moto. Ho notato che qui vicino c'è un'armeria, quindi andiamo subito a... Anche per fare due passi prendo un mezzo. In GTA non si va per niente a piedi, insomma. Cerchiamo di fare meno fatica possibile. Ok, siamo qua, prendiamoci direttamente. Allora, la pistola non la sto neanche a cagare, sinceramente. Ci prendiamo subito la micro. Tanto di soldi ne abbiamo un po' pochini, ok. Prendiamo questa. Ok. Prendiamone un altro po'. Sì, lo so, sono professional. Ok. Buona, direi che va bene così. Uso soltanto la mitragliatrice perché tanto alla fine spesso in missione riusciamo a raccattare parecchie armi dei nemici ammazzati, insomma. E niente, ho notato che è rimasto, c'è da fare questa missione qua praticamente, e Crash si chiama. Andiamo subito a farla, non ho idea di che cosa si tratti. Comunque rechiamoci subito a destinazione, anche se abbiamo poca... Cazzo, c'è una moto da cross. Guarda questo. Lei in pigiama e lui con... Ok, andiamo subito a fare questa missione. Vediamo di che cosa si tratta. Non ne ho idea, mi sono dimenticato praticamente tutto. Questo gioco lo sto facendo con molto polledge, ragazzi. Anche perché il bello di GTA è proprio di... Ok. Dobbiamo andare a uccidere questo testimone. Non ho letto bene di che cosa si tratta, ma chi se ne frega. Quello che ho letto è andare a uccidere, quindi per me già va bene. Allora, stasera ragazzi non sto giocando con il joystick della Play perché me lo sono dimenticato, quindi agiamo con il classico touch del nostro iPad. Infatti si vede che sono un pochettino arrugginito perché ci avevo preso ormai la mano con il pad, che è molto più facile. Ma dove cazzo ci sta portando questo? Allora, andiamo a vedere la mappa. Cazzo, si trova là sopra, porca miseria. Ok, quello che dobbiamo fare ragazzi è cercare di fare un po' qualche scorciatoia, secondo me. Facciamoci sta curva qua. Forse era meglio rubare da quel cowboy del cazzo la moto da cross, che sicuramente era meglio che... Non che con questa non riusciamo a fare sicuramente dei numeri da salire sulle montagne, però insomma con la moto da cross magari scavalcavo la montagna direttamente con meno difficoltà. Facciamo un taglio e voilà. Speriamo di non mandare tutta puttane adesso, se no strippo. Dai cazzo! Eccoci ragazzi, siamo arrivati.
Ah, ecco cosa serviva la macchinetta fotografica, ragazzi. Ci ha chiesto di scattare una foto riconoscibile al nostro bersaglio e poi, tra l'altro, di stare attenti ai federali. Infatti, adesso procediamo a piedi. Vediamo se... Ok, possiamo zoomare. Non ho capito chi cazzo dobbiamo scattare la foto alla fine. Mazza, è pieno di FBI. Boh. Che cazzo è sto idiota? Vediamo se riusciamo a nasconderci dietro un albero per cercare di vedere, di trovare una finestra del cazzo dove si vede sto idiota. Eccolo, è lì. Intravedo la freccia rossa, ragazzi. Proviamo a vedere di scattare una foto. Ecco, una foto riconoscibile, si vede il di dietro, la parte dietro della testa di sto scemo. Quindi come cazzo dobbiamo fare, non lo so. Buona ragazzi, io apro il fuoco. Vaffanculo, cazzo. Cazzo, non riesco a muovermi bene con sto touch di merda. La spia sta fuggendo, cazzo. Dai, datemi una moto, un qualche cosa, cazzo. Via. Tra l'altro, ragazzi, ho scelto sta missione in una serata del cazzo perché, come potete vedere, c'è una gran nebbia ed è anche buio, quindi non si vede una ceppa. Cazzo, no! Sì, ho capito che la spia sta fuggendo, cacchio. Ma no, cazzo. No! Sì, ma vaffanculo, dai. Che partita di merda. Sì, e come lo becco, sto scemo. Missione fallita, ragazzi. Proviamo a ricaricare il checkpoint, se ce lo fa caricare, ma vaffanculo, dai. Avete rotto il cazzo! Sì, alza le mani, te, sbirro del cazzo! Dai, su! Minchia, a sto giro ti faccio il culo, porca miseria! Adesso mi incazzo! Vieni qua, bastardo. Stai scappando? Dai. Ah, sei là, bastardo. Adesso te la scatto io una foto prima di morire. Cazzo! Dove sei? Vieni, vieni. Vuoi questa cazzo di foto? E scattiamo la foto.
Dai, su. Dai, girati, stronzo. Muori, bastardo. Cazzo, se sapevo che volevano il cadavere l'avrei fatto già prima. Ok. Ok, ragazzi, portiamo la macchina fotografica al punto di consegna. Evidentemente mi sono strippato per niente perché alla fine bastava ammazzarlo. Insomma, bastava, non è stato comunque facile. Bastava ammazzarlo e scattare la foto del suo cadavere. Se lo sapevo prima lo facevo subito. Comunque vabbè, è bello anche per questo sto gioco. Morire un paio di volte e poi incazzarsi di brutto. E vabbè. Comunque, portiamo il nostro rullino al punto di consegna e terminiamo sta missione del cazzo che a me ha fatto anche un po' cagare, di la verità. Missione completata, ragazzi, e anche questa è fatta. Abbiamo aggiunto al nostro gioco un'altra missione compiuta. E per adesso, ragazzi, la finisco qua. Rispondiamo al telefono. No, non mi va di rispondere al telefono. Lasciamolo squillare. E niente, ragazzi, grazie a tutti del vostro ascolto e anche se è stata una partita di merda, per me è stato divertente lo stesso, spero sia stato anche per voi, e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!